Iniziamo la preghiera della sera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Dio si è rivelato al suo popolo attraverso la legge e l'opera, la predicazione e la testimonianza dei profeti. Per questo Gesù afferma di essere venuto a compierla, non ad abolirla. Nel suo regno è grande chi ama la volontà di Dio al punto da osservarne anche il più piccolo precetto. L'amore per Dio e per il prossimo passa attraverso gesti piccoli, umili e nascosti. Breve il commento letto. Ma ci aiuta a capire che la parola del Signore diventa avvenimento? Ci aiuta a capire che Gesù si fa presenza nell'amore fraterno. Tutti i nostri atti di amore, tutti i nostri atti di servizio gioioso in casa come nelle nostre comunità, sono come torrenti che sfociano nel grande fiume dell'amore di Dio. Santa Madre Teresa di Calcutta ha scritto: «Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza senza sentirsi migliori e più felici». Mi piace anche ricordare un'antica tradizione, secondo la quale San Giovanni Apostolo ed Evangelista, negli ultimi anni della sua vita, ormai diventato vecchio, quasi cieco e quasi senza forze, a fatica si reggesse in piedi e non facesse altro che ripetere a tutti: «Vogliatevi bene, vogliatevi bene, vogliatevi bene». Ripetiamo insieme: «Tu apprezzi anche le piccole cose, Signore. Tu apprezzi anche le piccole cose, Signore». Aiutaci nell'amore quotidiano. Tu apprezzi anche le piccole cose, Signore. Facci riscoprire il bene silenzioso. Tu apprezzi anche le piccole cose, Signore. Donaci uno sguardo buono. Tu apprezzi anche le piccole cose, Signore. Nello spirito di fratelli che ce la mettono proprio tutta per vivere concretamente l'amore, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sempre affidiamoci alla Madre di Dio.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Volgendo lo sguardo al paradiso, in un abbraccio d'amore, con i nostri defunti, con tutti i defunti, preghiamo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Buonanotte.